Parla l'onorevole Pagano, quindi la cancello. Presidente, l'emendamento 1.13 che abbiamo sostenuto sin dall'inizio ci conferma, dopo questo dibattito, che abbiamo fatto bene a presentarlo. Non era soltanto un problema legato al fatto scientifico in quanto tale, confermato a più livelli, ma anche perché mi pare che il dibattito non abbia sortito un effetto tale da farci convincere che eravamo dalla parte del torto. Abbiamo ascoltato argomenti tra i più diversi. Cultura del sospetto, come se il governo, chissà chi, fosse interessato a qualcosa di proprio, quando in verità forse si possono parlare solo di interessi autenticamente nazionali, autenticamente legati al fatto occupazionale di sviluppo. Abbiamo sentito argomenti legati anche alla futilità più assoluta. La legge non raggiungerà mai la sua approvazione definitiva e sarà insabbiata. Quanto mi pare di poter dire, sarà il voto finale, le dichiarazioni di voto finale a dichiararlo, che invece tutte le garanzie perché la legge venga approvata ci sono. E ci sono perché venga approvato in tempi rapidi. Questa è una legge che tutti dicono aspettano da anni, da decenni. Non penso che sia il 15 giorni di differenza che possono segnare negativamente l'iter. Abbiamo anche visto concretamente che anche l'impostazione della norma in quanto tale, cioè l'utilizzo della tecnica che produceva già un reato, era a tutti gli effetti un eccesso rispetto invece a quella che è la natura stessa che dovrebbe caratterizzare questo tipo di provvedimento, e cioè si fa reato quando si compie. E infine l'ultimo aspetto, che è di ordine culturale e sociale, e mi rendo conto che qui probabilmente potrò aizzare elementi interiori, visto che è fortemente presente in quest'Aula l'elemento culturale che sto per evidenziare. C'è da parte di molti la volontà di ritornare all'età della pietra. È evidente, non ci sono altre spiegazioni. Se uno entra nel merito e pensa a quante cose fanno male in questo momento e che vengono utilizzate e sono di uso comune, riferimento a risonanza magnetica, riferimento ai raggi X, ma potremmo fare centinaia di esempi di questo genere, è evidente che soltanto la capacità di sapere ben tenere sotto un profilo tecnico e scientifico queste norme e produrle a vantaggio dell'uomo stesso, quindi realizzare un vantaggio antropologico da quello che in potenza o in origine poteva essere un rischio. E tutto questo si traduce con una parola sola, si chiama sviluppo, si chiama ricchezza, si chiama sana economia, si chiama sviluppo sostenibile, che consente all'uomo di poter realizzare una crescita, che consente all'uomo di poter avere dei vantaggi economici e avere quindi proprio per questo motivo un vantaggio complessivo nei confronti della comunità. Per cui oggi, grazie alla ricchezza, c'è la possibilità di studiare, c'è la possibilità di accrescere le proprie convinzioni, di poter avere anche la convinzione dei propri diritti, che la coscienza dei diritti viene proprio per questo motivo ancora più esaltata, e quindi proprio per questo motivo ci sono anche gli argomenti che oggi vengono trattati. Ma solo se c'è ricchezza si ha questa consapevolezza. Se c'è povertà, c'è anche povertà culturale, c'è anche non consapevolezza dei propri diritti e quindi proprio per questo motivo involuzione della società. La grande differenza, la chiave di lettura, e chiudo, lo sguardo è eloquente, la chiave di lettura di tutto questo emendamento sta nel fatto che poi alla fine ci sono paesi che qui vengono citati regolarmente come modelli di sviluppo, Gran Bretagna, Giappone, eccetera, e che hanno non solo l'air gun, ma hanno anche le centrali nucleari, e dall'altra parte ci sono quelli che in nome di un ipotetico contenimento di tutto questo producono il risultato che sappiamo, un paese che si avvia alla decrescita felice, che è quella esattamente che taluni in quest'area vogliono sostenere e che su cui noi ci opporremo per sempre. Parlare il deputato Pagano, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Voteremo favorevolmente noi del Nuovo Centrodestra, però un minimo di riflessione fuori dalle righe e soprattutto diverso rispetto agli stereotipati discorsi desideriamo farlo, perché abbiamo assistito qui a dei ragionamenti che taluni hanno anche definito progressisti. Sono coloro che desiderano ritornare all'età della pietra, mi hanno anche richiamato in tal senso in maniera ironica, e adorano gli animali. Io ricordo però una cosa, che il Presidente degli Stati Uniti, definizione fu più democratico e progressista in tal senso, cioè Jimmy Carter, che divenne
Presidente, proprio con la logica di meno viaggi spaziali e più fondi di assistenza sociale, oggi ricordato come il peggiore Presidente nella storia degli Stati Uniti d'America. Ebbene, io sto provando a immaginare cosa sarebbe successo se Colombo oppure Marco Polo fossero stati verdi e fossero stati quindi con logiche diverse rispetto a chi invece cerca di portare avanti progresso e sviluppo autentico. Le risorse naturali per taluni anche in questo Parlamento sono un'ossessione per cui prima o dopo si debbono esaurire. Stando così le cose, questo ecologismo che non vuole tardare a finire, che come tutte le parole che finiscono in ismo sono assolutamente negative nella sua accezione più completa, ci continuano a dire che la terra produce risorse che prima o dopo finiranno. E da qui quindi la logica anche di alcune filosofie che sono tutte impiantate in questa norma, che sicuramente noi abbiamo contribuito a migliorare, sia al Senato che qui alla Camera, ma che da un certo punto di vista noi ci intendiamo vedere quasi come una norma a tempo, nel senso che da qui a un periodo ben definito intendiamo verificare concretamente gli effetti positivi e capire se realmente è stata una norma a vantaggio dell'uomo e in generale della comunità oppure esattamente il contrario. Perché per ritornare all'età della pietra da cui allo sfottò, l'uomo non è che l'ha abbandonata la pietra così per caso, perché erano finiti, ma perché aveva scoperto i metalli. E così via è sempre stato nella storia dell'umanità. Soltanto 30 anni fa sarebbe stato impensabile pensare che dagli scarti e in generale dai rifiuti si potesse generare energia. Oggi è normalità tutto questo. Soltanto 80-90 anni fa il petrolio era un problema e oggi invece è una necessità. Per cui la vera risorsa a tutto tondo non è che una e una soltanto, cioè l'uomo, che evidentemente realizza attraverso i suoi percorsi virtuosi un processo autenticamente vincente. È esattamente quindi il contrario di quello che si prefiggono molti anche in quest'Aula, convinti che le risorse prima o dopo debbano finire e che quindi, siccome sono limitate, stanno lì a implementare e a ragionare solo in termini di punizione e punizione nei confronti anche delle imprese che evidentemente utilizzano tutto questo. E invece la logica è diversa, perché la logica è appunto, come dicevamo, di tipo antropologico. Noi siamo convintissimi di tutto questo e tutto quello che è legato all'uomo evidentemente per noi è fattore positivo. Anche la Airgun, che è stato oggetto di tante critiche, siamo stati qua 2-3 ore bloccati con delle querelle inutili, se era il caso che il governo cambiasse opinione. Ma cambiare opinione quando ci sono argomenti validi come quelli che sono stati spiegati nella sua dichiarazione finale al Ministro dell'Ambiente, non mi pare che siano cose disdicevoli, anzi è esattamente il contrario. Materie ambientali all'eccesso così come sono state interpretate, fiscalità esagerata, sono tutti elementi che oggi vengono visti in maniera negativa e quasi nuovi reati. Ma attenzione, perché nel momento stesso in cui si complica la vita all'uomo e quindi all'impresa quando l'uomo diventa economico, evidentemente produce danno. Gli imprenditori si stancano e poi se ne vanno. E il proliferare di reati che si stanno realizzando a tutti i livelli, anche con l'argomento che oggi abbiamo testato, sono una prova concreta. Non è che succede soltanto che gli investitori non vengono, se ne vanno anche gli imprenditori che si stancano evidentemente e si preoccupano rispetto a quello che succede. Ma vi siete mai interrogati perché in questo momento, con tutte le condizioni favorevoli di macro, l'euro che è a livelli come mai è stato sin dall'inizio, il petrolio più basso del 50% come costo, lo spread mai come in questo momento basso, l'occupazione non aumenta, ma non aumenta perché noi terrorizziamo le imprese. E così manager, azionisti, imprenditori, lavoratori se ne vanno o se non se ne possono andare stanno fermi. Questi sono ragionamenti che oggi debbono appartenere a ciascuno di noi. Ed è il ragionamento controcorrente che mi permetto di offrire. Lo sviluppo crea ricchezza. La ricchezza economica genera altra ricchezza che si chiama ricchezza culturale, ricchezza sociale. E quando c'è ricchezza culturale e sociale poi c'è anche quella scientifica e quando c'è la scientifica c'è anche la consapevolezza dei propri diritti, quindi ritorna a essere sociale e poi ancora una volta economica che produce effetti positivi e sviluppo. Non potete dire che qui c'è una sensibilità come quella che c'era 100 anni fa. È evidente che la sensibilità di tipo ecologico, sociale, ambientale viene fuori perché è nato un favorevole clima che evidentemente ha sviluppato le condizioni perché ciascuno di noi comprendesse e si dedicasse alla bontà dei fattori legati all'ambiente stesso. In tempi di povertà questa sensibilità non potrà mai esistere. E allora un paese
che intende risollevarsi e percorrere con risolutezza virtuosi sentieri di crescita, deve rimettere al centro di tutto la figura in generale dell'uomo, che è il vero grande protagonista che è stato smarrito in questi ultimi decenni. L'uomo che poi diventa anche impresa, e perché no anche impresa sociale, che sa coniugare bene il proprio bene con il bene appunto della società. La sfida quindi è culturale e antropologica. L'imprenditore italiano vive oggi momenti più bassi in assoluto, in quanto la sua reputazione e la sua considerazione nel ruolo sono considerati a livello bassissimi. E visto che come è un signore che sfrutta i dipendenti, sfrutta l'ambiente, non paga le tasse, cerca il proprio tornaconto, evidentemente quando lo si può mazzoliare, lo dico tra virgolette in maniera ironica, lo si fa, anche con norme che sono state migliorate, come quella di cui oggi. Mezzo secolo fa, invece, provate a immaginare, era considerato un esempio positivo, di riuscita, veniva offerta l'imitazione dei giovani, era oggetto di gratitudine perché dava lavoro a tanta gente. Oggi, invece, qualsiasi cosa è vista sempre in termini negativi. E questo, signori, quello che in generale viene chiamato lo spirito del 68. E questo spirito del 68 ha creato, di fatto, un mutamento culturale che, ovviamente, noi non possiamo accettare supinamente. Quello che è buono deve essere preso, ma tutto quello che è esagerazione evidentemente deve essere condannato. E quindi ecco perché i fenomeni che sono amplificati e portati come prova di questo assunto devono essere evidentemente additati come elemento di cambiamento. Ecco perché il desiderio e la consapevolezza di contribuire alla realizzazione del bene comune passa anche e soprattutto attraverso leggi. Leggi come quella di oggi che certamente noi stiamo votando perché abbiamo contribuito, ripeto, tra Senato e Camera a migliorare, ma siamo certi che comunque non è una soluzione ottimale, di lungo periodo. Siamo certi che, come la storia ci insegna, da qui a breve saremo chiamati per rivedere tutto quello che evidentemente è stato indicato oggi e che probabilmente può essere oggetto anche di cambiamento. Ecco perché appare evidente che l'assunto su cui noi ci vogliamo misurare e che al di là del fatto che la legge la stiamo per votare, alla base di tutto continua a esserci quella molecola di sviluppo fondamentale che è appunto l'impresa, che noi abbiamo il dovere di aiutare, che noi abbiamo il dovere di identificare come esempio virtuoso e che invece purtroppo dal dibattito di oggi, ne abbiamo avuto un'ulteriore prova, di fatto è criminalizzata. Perché quando vengono criminalizzate la ricerca scientifica, le evoluzioni, gli assunti che sono stati consapevolmente verificati e conclamati dalla scienza e si continua a combattere nonostante tutto e nonostante tutti, è evidente che c'è un pregiudizio che è di ordine culturale e che ha un nome e cognome, ideologia. Anche in campo ambientale c'è, abbiamo il dovere di additarlo, abbiamo il dovere di lasciarla come riflessione complessiva anche in questo Parlamento.